perseguire quella, che vuol dire avere i preventivi approvati, per il conguaglio anche i consultivi approvati, non temere che qualcuno possa farmi un'opposizione a decreto ingiuntivo contestandomi la contabilità del condominio, nella piena consapevolezza di come sia cambiata la contabilità del condominio dalla riforma in poi. Allora, sono tranquillo con tutto questo? La domanda è: a questo punto ignoro ogni alternativa e faccio il decreto ingiuntivo? La mia risposta è: nonostante tu abbia avuto nella tua checklist della serenità nell'agire in giudizio tutti i semafori verdi, è ancora no la risposta. Ovvero, non è ancora la strada migliore quella del decreto ingiuntivo, perché mi domando, lo domando agli amministratori e nel nostro ruolo anche di condomini, se e quando lo siamo. Noi perché, se facciamo un decreto ingiuntivo, facciamo il decreto ingiuntivo? Per portare a casa i soldi. Esiste una garanzia, un sillogismo tra decreto ingiuntivo e incasso del denaro? Io questa esperienza non ce l'ho, no? Esiste un sillogismo tra decreto ingiuntivo e inasprimento dei rapporti tra destinatario del decreto e amministratore? Io questo sillogismo ce l'ho. Allora, io ho una certezza matematica, che andrò ad inasprire i rapporti. Ho un'altra certezza matematica, che mi costerà da 1000 euro in su un lavoro del genere. E non pensiamo a: non è vero, con 500 euro ti faccio il decreto, perché ci sono le imposte di registro, i contributi unificati e l'IVA, che per i condomini sono costi. Quindi parliamo di costo complessivo che io troverò pro quota millesimale nei conguagli. Sotto i 1000 non conosco decreto ingiuntivo, a conti fatti. Dopodiché possiamo andare anche a qualche migliaio di euro per i vari valori che ci possono essere. Ai condomini, non al... No, ai condomini, il costo al condomino. Dopodiché devo vedere qual è la fase esecutiva, perché una volta che io ho un titolo esecutivo, posso agire colpendo gli asset, il patrimonio dell'amministrato. Bene, colpire il patrimonio dell'amministrato vuol dire che se quello è un condomino sano, probabilmente avrò molte più opportunità per poterlo colpire. E poi mi chiedo cosa avrei potuto fare in mediazione verso un condomino sano, ma ne parliamo nella seconda parte. Se quello invece è un condomino patologicamente non sano, la banca, con un sorriso a 32 denti, leggerà nella stupidità delle assemblee condominiali un'enorme opportunità, cioè quella di agire per primi nei confronti del condomino moroso che non sta più pagando il mutuo alla banca, per poi agire, essendo titolare di un'ipoteca di primo grado, alla fine della procedura, facendo anticipare tutti i costi al condominio e prendendosi tutti i soldi nella parte finale. Allora, la stupidità dell'essere umano non ha fine, no? Però quantomeno essere consapevoli se si fa una cosa, che la si fa perché si sa che si sta andando in quella direzione. E non perché magari ci siamo rivolti a un legale che ci ha detto: guarda, la cosa che ti tutela di più è il decreto ingiuntivo, tu hai l'obbligo di fare il decreto ingiuntivo, se non lo fai entro 6 mesi rischi di... Perché la prima cosa che un professionista, secondo il mio modo di vedere, deve fare è essere in grado di interagire con un rispetto professionale, ma con una competenza propria, con il legale al quale ha riposto la propria fiducia, ed essendo anche in grado di capire se questo legale lo sta conducendo nella direzione giusta o in una direzione sbagliata. È chiaro che nello scibile delle controversie condominiali vuol dire essere dei giuristi condominiali, acquisire questa competenza. Facciamo quantomeno uno sforzo di acquisirla in una fase, quella del recupero crediti, che è fisiologica. Cioè, l'amministratore prima o poi sempre si trova di fronte a un recupero crediti da affrontare. L'amministratore è vero che sempre si troverà prima o poi di fronte a un'impugnazione di delibera. Però l'impugnazione di delibera oggi è per un motivo, domani è per un altro, e non posso avere la certezza matematica, soprattutto se non ho una competenza legale alle spalle, di essere già pronto a fare una mia autovalutazione e quindi mi affiderò al legale, no? Pensiamo a quello che tutti i giorni mi serve. Tutti i giorni mi serve uno strumento snello per recuperare i crediti. Tutti i giorni mi serve uno strumento che mi consente di recuperare i crediti senza inasprire il rapporto con la mia controparte. Anzi, non dico senza inasprirlo, che mi sembrerebbe di trasmettervi un messaggio del tipo: inasprendolo di meno. No, consolidando il rapporto con la mia controparte. Ivan Giordano non paga le spese condominiali, perché i drammi che ci sono dietro le persone, gli individui, sono drammi che gli individui non sempre, cioè spesso, hanno la dignità di non voler condividere. E allora si creano dei muri. E questi muri sono, da un lato, come dire, una forma ermetica
con la quale non comunico e semplicemente non pago, dopodiché comincio a contestare delle cose che non sono contestabili, dopodiché qual è il mio interlocutore che devo colpire? È l'amministratore, allora dico io non pago perché tu non hai, quindi attacco, in realtà è la tecnica dell'attacco per strutturare una difficilissima difesa umana. Guardiamo dall'altra parte, l'amministratore chiama in mediazione il proprio amministrato, che è il proprio cliente, che è quello che ha fortemente lusingato quando aveva bisogno di prendere l'incarico, quando si fanno quegli incontri in cantina, nell'androne, conoscete meglio di me queste cose, no? E quindi è quel signore col quale ha interagito positivamente, che purtroppo adesso non sta pagando, no? Lo chiamo in mediazione, dico, caro condomino, mi sto romanzando una cosa che poi leggeremo invece da un punto di vista formale per vedere che cosa veramente andremo a fare. Caro condomino, sappi che io, post riforma, ho un obbligo. Decorsi 6 mesi dalla chiusura dei conti, io devo agire nei tuoi confronti. Che non vuol dire devo fare il decreto ingiuntivo. Vuol dire che io devo agire nei tuoi confronti. Devo aver attivato un'iniziativa di recupero crediti nei tuoi confronti. Posso agire chiedendo al magistrato l'emissione di un decreto ingiuntivo. Può agire con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, dice la norma, e dopo lo vediamo. Non dice che deve agire con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. Già questo crea un leggero discrimine sullo strumento. Che io non faccia nulla non è possibile. Che io debba fare obbligatoriamente il decreto ingiuntivo non è vero. Che io possa arrivare ad ottenere il decreto ingiuntivo senza nemmeno il parere assembleare è vero. Ma il può implica una valutazione discrezionale. Può vuol dire che è il mio diritto farlo, ma che posso valutare che cosa di meglio posso fare, anziché arrivare a fare quello. Il di meglio è, il di meglio nell'interesse del patrimonio degli amministrati, permettetemi, il di meglio è il di meglio nell'interesse della tutela della professione dell'amministratore, il quale là c'è perché qualcuno lo ha gradito e voluto, e in qualche modo anche la sua condotta in itinere è una condotta che prima o poi da qualcuno verrà valutata. Perché dico da qualcuno verrà valutata? Perché io ho visto una marea di amministratori cacciati dai condomini il quarto, quinto, sesto anno dopo l'avvio di decreti ingiuntivi, dopo il maturare di decine di migliaia di euro di spese legali e concretizzatesi in vendite all'asta con i soldi andati alle banche. E le domande in assemblea sono: ma lei non fa delle valutazioni prima per capire dall'altra parte chi c'è? Se deve agire o non agire verso un soggetto? Ma lei, scusi, perché non ce l'ha detto che maturavamo queste spese legali? Perché poi c'è una distorsione, che il rapporto tra l'amministratore e il legale di fiducia, positivo, lo dico in chiave positiva, è tale per cui l'avvocato non è lì con la parcella dietro l'angolo e dice adesso mi dai 1000 euro o non parte il decreto. Guarda, dammi il fondo spese di 300 euro, facciamo partire il decreto e poi vediamo, così almeno io se hai da parte 3000 euro ne faccio partire 10. Però quello è un assegno circolare. È un'ipoteca sul condominio quella, perché quando arrivo in fondo mi faccio liquidare la parcella e io quei 3.000 euro su 10 decreti li faccio diventare 20.000 di compensi. Peccato che nel frattempo qualcuno ha compravenduto, arriva quello nuovo che non è notiziato perché il rendiconto non è fatto adeguatamente bene e quindi non sa che sono maturando spese legali. Quei soldi con i quali avremmo ipotizzato di pagare le spese condominiali arretrate e le spese legali tardano ad arrivare o non arriveranno mai, ed ecco che si incrina il rapporto di fiducia e poi c'è quella ciclica e fisiologico cambio di amministratore. Ora esiste uno strumento che non ci va ad incastrare in questo meccanismo. Lo strumento esiste, lo strumento funziona molto bene. E guardate, è anche un po' imbarazzante proporvelo perché sembra di proporre una cosa che costa chissà quanto, in realtà ha dei costi talmente contenuti che vale la pena sperimentarlo anche soltanto per verificare se quello che vi sto dicendo ha un senso oppure no. Noi vi do delle statistiche: l'avvio da parte degli amministratori di condominio di recuperi crediti finalizzati a portare a casa, di mediazione finalizzata a portare a casa i crediti condominiali. Quale alternativa al decreto ingiuntivo, oppure fase antecedente al decreto, porta attualmente a dei risultati che sono superiori al 90%, dandoveli in decimi almeno 9 su 10. Cosa succede? Che la prima volta, vi do anche dei dati oggettivi, la prima volta che un amministratore si approccia a questo strumento, ha delle situazioni talmente incancrenite che questa percentuale probabilmente sarà più bassa,
perché domani mattina voi andate in ufficio da voi, vedete le